manifestazione per questo progetto che per la seconda edizione, per la seconda volta si propone qui a Nocera Superiore. Mi faccio piangere anche adesso. Qual è quello buono e qual è quello truccato? Fatemi capire, come ieri sera. No, avete riparato gli stupidi ieri sera, abbiamo capito che bisogna mettersi lontano dalle case. Assolutamente. Allora, io non sono abituato a salire qua sopra, molti non lo sanno, perché non voglio che si pensi sempre alle stesse cose. L'ho detto poco fa per Radio Base, l'ho detto ai microfoni di Night and Day, se non vado errato. Certo. È una manifestazione in cui ci deve credere il pubblico, in cui ci devono credere i cittadini così come ci credono i partecipanti. Questa è la possibilità che si offre a tanti giovani, a tante ragazze, a tanti volti sconosciuti, di entrare in un mondo che può dare un successo. Questo comune ha dato a voi la possibilità di organizzare, poi dopo domani diranno va bene, va male, le critiche e i complimenti ci saranno e ci sono sempre. L'importante è che ne valga la pena, mi permetto. Per me vale la pena, come vi ho detto l'anno scorso, che questo può diventare un momento di identità non solo localistico, ma può diventare un momento di identità nazionale. Dalle piccole cose si realizzano anche le grandi cose. E come sostengo sempre io nella vita, lo dico perché ci ho sempre creduto, perché probabilmente le persone quando salgono di livello perdono la cognizione del tempo e della umiltà. Io ho cercato di essere sempre me stesso e farò sempre questo. Ha scommesso una città, la partecipazione stasera è ancora più grande di ieri sera. Io auguro a voi, auguro a tutti questi ragazzi, perché ieri sera ho sentito anche da un punto di vista artistico delle tonalità particolari, persone che magari non avrebbero mai avuto questo privilegio. Questo non è un privilegio, la politica non c'entra niente, avete organizzato la giuria, come vedete mi metto sempre in disparte, sorveglio che le cose vadano bene, e di questi tempi dobbiamo pensare che se noi qui stiamo stasera, forse in Italia molti di voi dimenticano che ci sono migliaia, centinaia di migliaia di persone che stanno perdendo il loro lavoro e dietro il lavoro perdono anche la pace in famiglia. Dobbiamo pensare anche a queste persone e anche attraverso una manifestazione che sia modesta o che possa essere di qualità superiore non dobbiamo sempre correre dietro i nomi. Le cose si possono organizzare in modo preciso, splendido, anche servendosi di talenti non solo locali ma di persone che attraverso questi palchi possono fare anche la scalata alla vita. Io gli dico fate la scalata, ma quando arrivate alla cima rimanete umili come prima, perché quella è la dote che nella vita vi porterà sempre avanti e non vi farà mai perdere il contatto con la realtà e con la gente. Questo è, non deve essere altro, non è politica, non sono abituato più. Credo che nella vita ci voglia l'umiltà di rispettarsi gli uni con gli altri. Chiunque fa una cosa non devono essere subito pronti quelli perché l'ha fatto quello o quell'altro, no, l'Italia così non arriva da nessuna parte. Io voglio ringraziare prima te Francesco, poi ringrazio Annabella, ringrazio tutta l'organizzazione, ringrazio la giuria, ringrazio i partecipanti e ringrazio tutta la cittadina, sia quella che è presente qui e quella che è a casa. Ricordatevi che probabilmente negli anni questo potrà diventare, non dico il Festival di Sanremo, ma una sorta di festival dell'agro nocerino sarnese dedicato agli inediti che non devono essere solo cantanti, ma mi auguro che siano anche persone che suonino gli strumenti musicali. Ti do un qualcosa ce l'abbiamo fatto. Ah, va, ecco, la provincia avete già pensato, vi ringrazio. Buon divertimento. No, sindaco, la no, la voglio adesso. Ma guarda, quelli vogliono sentire canzoni, non vogliono sentire me. Allora, c'è una cosa, io con lei voglio presentare il quarto artista, sa perché? Perché Nocera quest'anno è arrivata anche in altre regioni d'Italia. Adesso sono proprio in Toscana. Viene da Firenze, lui si chiama Stefano Petti.